ha fondato in Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, qui a Milano, il centro medico specialistico di assistenza per i problemi della violenza alle donne e ai minori, noto come SVSED, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica. Si tratta del primo centro antiviolenza pubblico rivolto a tutte le vittime di violenza, indipendentemente dal sesso e dall'età. Può raccontarci com'è strutturato? Allora, noi siamo partiti dall'idea che nel momento in cui veniva approvata una legge che definiva la violenza sessuale un reato contro la persona e non più contro la morale pubblica, fosse giusto che la sanità si occupasse della violenza contro le donne. E questo è avvenuto nel 96, l'approvazione della nuova legge sulla violenza, per cui a distanza di pochi mesi, la legge è di febbraio del 96, a maggio del 96 abbiamo aperto questo centro all'interno della più grande struttura ospedaliera per l'ostetricia e ginecologia che esistesse in Italia. Qualche anno abbiamo più parti noi, qualche anno più parti a Torino, ma direi che sostanzialmente il numero dei parti varia tra i 5.200 e i 6.800 l'anno. Quindi è un centro di riferimento per le donne, ha una lunga storia la Mangiagalli da questo punto di vista, ormai facciamo parte del Policlinico di Milano, ma questa storia di una buona attenzione a tutti i problemi della donna ci accompagna da più di 100 anni. Quindi occuparsi di violenza volevo dire occuparsi in generale di tutte le donne, donne, bambini, bambine, perché purtroppo sappiamo che la violenza sessuale non colpisce solamente le donne. Qualche raro uomo che ha subito violenza sessuale può accedere al nostro servizio, ovviamente, e ricevere le stesse cure e la stessa attenzione che riceve una donna. Il servizio è strutturato con dei medici legali, delle ginecologhe, delle ostetriche, infermiere, delle psicologhe, delle assistenti sociali, sempre presenti all'interno del servizio. E che tipo di persone arrivano al centro? Diciamo che arrivano persone di tutti i tipi, la violenza non ha purtroppo un confine economico, non riguarda solo gli strati sociali più disagiati. Sia la violenza sessuale che la violenza domestica possono colpire qualunque donna e qualunque bambino, indipendentemente dalla cultura familiare, dall'etnia e dall'area d'Italia da cui proviene. Quindi noi vediamo circa 1.200 casi l'anno di violenza che seguiamo per un lungo periodo, fino a che non abbiano raggiunto una decisione rispetto, per esempio, al maltrattamento intrafamiliare e invece abbiano risolto il problema del trauma conseguente a una violenza sessuale. Quale può essere un utile intervento di prevenzione e soprattutto a chi rivolgerlo? Allora, io penso che l'unica prevenzione possibile per la violenza contro le donne sia in un cambiamento culturale, perché avvenga un cambiamento culturale bisogna partire dalle più giovani età. Io credo che la prima parte della violenza inizia a impararla, a prenderla un bambino fin da quando è molto piccolo. Noi sappiamo che i figli di donne maltrattate, per esempio, che assistono alla violenza del padre sulla madre, hanno una probabilità molto maggiore di diventare a loro volta dei maltrattanti. Sappiamo che le figlie femmine di una donna maltrattata che hanno osservato la violenza del padre sulla madre prima dei 16 anni hanno a loro volta una probabilità maggiore di diventare donne maltrattate. All'origine della violenza di genere spesso c'è una relazione problematica. Quali sono, secondo lei, i meccanismi che definiscono tale rapporto? La relazione non necessariamente inizia come problematica. Molto spesso una giovane donna incontra un uomo e ritiene che quello sia l'uomo della sua vita. Probabilmente l'affetto è reciproco, iniziano una convivenza, iniziano una storia affettiva, possono arrivare anche al matrimonio, decidere di fare figli insieme. Ma man mano nel corso di questa relazione alcuni elementi di dominio dell'uomo sulla donna emergono, elementi di dominio che portano a un progressivo deprezzamento della figura della donna da parte di un uomo che tende ad avere una relazione maltrattante. Cioè, penso che la maggioranza assoluta degli uomini abbia relazioni affettive normali nei confronti delle donne, ma che ci sono degli uomini che mettono in atto dei meccanismi patologici che perpetuano in tutte le relazioni che intraprendono con le donne.
è una scarsa considerazione della figura femminile, un'idea che essere coppia vuol dire essere simbiotici, ma con un potere che comunque viene detenuto prevalentemente dal maschio dominante, che a quel punto può diventare un maltrattante. La violenza non è solo fisica, noi pensiamo sempre alla violenza appunto fisica come percosse, calci, schiaffi, ma non è questo solo la violenza, molto più frequentemente è una violenza psicologica che a volte avviene anche in assenza di violenza fisica, può essere una violenza economica che avviene anche in assenza di una violenza fisica. In questa relazione non paritaria determina nella donna a lungo andare una perdita dell'autostima, una perdita della sua capacità di relazionarsi al mondo in modo competente, una perdita progressiva di gioia di vivere, quindi depressione, angoscia, a volte anche inizio di comportamenti autolesivi come la tossicodipendenza, l'uso smodato di alcol. Lei è la prima donna diventata primario in ostetricia e ginecologia dopo 100 anni di storia della clinica Mangiagalli, un esempio di emancipazione e anche di rottura di schemi maschilisti che definiscono la struttura culturale del nostro paese. Siamo ancora molto penalizzate, le pari opportunità sono un nobile obiettivo ma che con fatica stiamo cercando di raggiungere, combattendo spesso con stereotipi e pregiudizi svilenti e offensivi. Quale può essere, secondo la sua esperienza, un'utile strategia per contrastare questi aspetti stereotipati? Se ci fosse una chiave uguale per tutte le donne, sarei prontissima a proporla alle donne. Il punto è che secondo me non esiste un solo modo, dipende dall'ambiente in cui si lavora, dipende dai nuclei parentali che si hanno alle spalle. Io credo che ognuna di noi abbia delle potenzialità enormi che molto spesso vengono dimenticate nel corso della vita. Voi sapete perfettamente che sono sempre di più le donne che si laureano, hanno raggiunto una percentuale maggiore di laureate, le laureate donne rispetto ai laureati uomini, spesso hanno voti migliori sia a scuola che all'università, spesso sono molto orientate sul lavoro. Qualcosa però si rompe nel momento in cui inizia un desiderio magari di prole. E questo desiderio di avere un figlio, che è un desiderio giusto, legittimo, può scontrarsi con le difficoltà che una donna incontra nell'avere un figlio in questa società. E addirittura la nascita del secondo figlio spesso corrisponde al momento in cui le donne abbandonano il lavoro, apparentemente in una discussione pacifica con il proprio partner, in cui si sceglie chi ha lo stipendio maggiore, quindi qual è il contributo economico che meno è fondamentale per l'equilibrio di quella coppia. Il problema vero è che le donne guadagnano mediamente in Italia il 30% in meno degli uomini, quindi è ovvio che se si deve scegliere chi abbandonerà il lavoro finisce per essere sempre la donna che già viene penalizzata negli stipendi. Devo dire che nel mio caso ci sono state una serie di fortuite circostanze. Ho finito la scuola molto presto, avevo 17 anni quando ho preso la maturità classica, mi sono iscritta presto all'università, ho fatto prestissimo i miei figli, mi sono sposata a 20 anni, il mio primo figlio è nato a 22, il secondo a 24. Quindi ero ancora all'università e questo mi permetteva di conciliare la cura dei figli con lo studio. Avevo una famiglia numerosa alle spalle che mi ha aiutato, eravamo tre sorelle, un fratello, una madre, un padre, ognuna di noi faceva il possibile per aiutare le altre in diversi momenti della giornata in modo che tutte riuscissimo a lavorare e contemporaneamente a levare al meglio i nostri figli. Forse se non avessi avuto questo tipo di famiglia non sarei diventata primaria, perché fare una scuola di specialità in ostetricia e ginecologia vuol dire anche poi avere un lavoro in ospedale che comporta molte guardie di notte, nei giorni festivi. Quindi mi rendo conto che non per tutte è semplice la vita e che una buona dose di fortuna ci vuole anche, ma anche una buona dose di determinazione. Io ho sempre pensato che si può cambiare il mondo se lo si vuole. Ero forse un'ingenua da giovane, ma questo è quello che mi ha sempre spinto a progredire e a far progredire con me quelli che lavoravano insieme a me.